Oggi parleremo di viaggi, di turismo, in compagnia di Vanya Mavrodieva, con la quale mi scuso per la pronuncia del suo nome, e che ci parlerà di una società, di un servizio che ha lanciato circa un anno fa, che è Design Your Italy, l'Italia su misura per i viaggiatori. Ecco, Vanya, grazie per essere qua e dici Grazie un po', a te, Franco. questo servizio, Design for Italy, Design Your Italy, cosa propone a chi vi rivolgete? Sì, ecco, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie a te per la possibilità. Hai detto benissimo, Design Your Italy di recente hai in realtà compiuto un anno e a dirti il vero non avrei mai pensato che avrei dovuto affrontare una crisi globale nel turismo, però si pensa sempre appunto in modo costruttivo. Invece per quanto riguarda l'attività, sì, siamo una piccola azienda, in ambito turistico, il cui concetto base è valorizzare il viaggio come un'esperienza estremamente, personale attraverso il nostro servizio di consulenza specializzata per la progettazione di itinerari completamente su misura. L'offerta è rivolta sia ad aziende che a privati. Anzi, in generale a chi ha la necessità di organizzare il proprio viaggio per goderselo al massimo. Apro parentesi, se mi permetti, che non siamo rivolti soltanto a persone provenienti dall'estero, ma anche italiani, diciamo, perché anche un italiano ha bisogno di supporto nell'organizzazione del proprio viaggio. Più che Certamente. altro perché mediamente per organizzare un viaggio sono richieste tra 10 e 30 ore, se non anche di più se il viaggio è più impegnativo, per cui anche l'italiano ha appunto la necessità. Design Your Italy permette di risparmiare del tempo prezioso in realtà. Direi perché comunque il viaggio comincia con l'organizzazione, quando si prendono le Esatto. informazioni e si cerca di capire dove si va e con chi si ha a che fare. Chiaro che se si ha un professionista come te che può essere d'aiuto, di supporto, le informazioni si raccolgono molto più facilmente che Esatto. leggendo decine di guide e centinaia di pagine web. Esatto, noi siamo, diciamo, ecco, noi siamo il tempo. Esatto. È Tempo che è importante perché uno può dedicarlo prezioso, effettivamente al infatti, viaggio. appunto, soprattutto oggi il tempo è molto prezioso. Ecco, ma come si sta muovendo? Adesso, in qualche modo siamo ripartiti. In qualche modo si cerca di ricostruire una vita normale. Come vanno le cose? Ci sono buone prospettive o siamo ancora al primo passo? No, nulla di certo, cioè sicuramente non c'è nulla di certo, però io dico sempre che bisogna sempre avere in mente che l'Italia ha una grande varietà di risorse naturali e culturali che consentono più che altro di garantire un'offerta turistica durante tutte e quattro le stagioni, per cui ognuna delle 20 regioni ha un ruolo molto importante per determinare il potenziale turistico del paese in generale. Per cui io penso che con la situazione creatasi, secondo me, una prospettiva vincente può essere quella di creare un sistema integrato e collaborativo tra enti e imprese per far leva sulla valorizzazione di tutto il territorio nazionale e rendere più appetibili anche realtà che magari finora sono rimasti senza grossi flussi turistici. Da un altro lato, questo penso sia anche necessario per evitare che a lungo termine possano esserci delle perdite costanti del patrimonio sia artistico che naturalistico e culturale. Per cui un'altra prospettiva che possa essere vincente, diciamo, è quella di creare anche una domanda anche per periodi che oggi sono considerati periodi di bassa stagione. Per cui, secondo me, le due prospettive di sviluppo dovranno essere appunto queste, sia in ambito territoriale che in stagionale, diciamo, ecco. Ecco, quindi i vostri servizi possono essere molto interessanti anche per piccole realtà, comuni, Esatto. comunità montane, piccole zone che hanno bisogno di farsi conoscere e magari attraverso un servizio professionale come il tuo possono arrivare laddove altrimenti da soli non arrivano. Esatto. Perfetto, Vania, grazie mille e speriamo che il mondo del turismo possa riprendersi a pieno in breve. Certo che non sarà facile, però bisogna pensare positivo. Assolutamente, grazie a te Franco per la possibilità. Grazie Grazie. mille.